Allora apriamo la pagina sportiva per parlare di calcio e basket con le ultime novità di mercato. Sul fronte del basket a Chieti è in arrivo il primo giocatore americano, ma ci sono anche tante notizie relative proprio al calciomercato. Allora per saperne di più ci colleghiamo in diretta con il nostro Enrico Giancarli. Enrico, buongiorno a te. Allora ti lasciamo la parola proprio per le ultime novità, abbiamo detto di mercato sia per il calcio che per il basket, raccontaci tutto. Eccoci Anna, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli amici naturalmente che ci guardano all'ascolto in diretta. Dimmi tu, partiamo dal basket o dal calcio? A te la scelta, tu sei Vai. l'esperto, quindi lascio scegliere a te. Allora dai, iniziamo con il calcio perché questa dovrebbe essere l'ultima settimana, Anna, senza operazioni ufficiali in casa Pescara perché dalla prossima ci auguriamo tutti che arriveranno le prime notizie ufficiali e la sensazione è che possono entrare dei giocatori anche al di là di alcune uscite importanti. Diciamo subito, ricordiamo quali sono le quattro operazioni in uscita da fare a tutti i costi per il Pescara, sono quelle che riguardano i difensori Sorensen e Scognamiglio, ma soprattutto i centrocampisti Valdifiori e Memushai. Le ultime notizie di ultima ora ci dicono che per Sorensen ci sono delle richieste abbastanza concrete che arrivano dall'estero, dunque Sorensen non dovrebbe essere più un problema. In entrata i tre nomi sul taccuino del DS Matteassi, vicini al possibile sì, sono quelli dell'attaccante Ettore Griozzi, un attaccante di cui si dice un gran bene, ha fatto lo scorso anno 7 gol a Cosenza in Serie B e di proprietà del Monza. C'è molta concorrenza, ma un'operazione che potrebbe andare in porto, visto che con il Monza si stanno discutendo anche i cartellini del difensore negro che in prestito lo scorso anno ha vinto il campionato a Perugia e del centrocampista di esperienza e di sicuro spessore Armellino. L'altro grande sogno di mercato del Pescara, almeno in queste prime battute, è quello che porta Eugenio Durzi, attaccante esterno che ha fatto benissimo con Auteri a Catanzaro. Il cartellino è di proprietà del Napoli. Anche qui occorrerà fare uno sforzo di mercato importante, uno sforzo economico importante per questo colpo di mercato, ma la sensazione che si possa concludere anche con il giocatore, con l'esterno offensivo Ettore e con l'esterno offensivo Eugenio Durzi. Per quanto riguarda il basket, invece, è una giornata molto importante quella di oggi perché è stato ufficializzato, noi la notizia l'avevamo già anticipata da qualche giorno, Anna, ma è stato ufficializzato l'arrivo del primo giocatore americano della stagione 2021-2022. Si tratta di Ankrum, un giocatore di cui si dice un gran bene, è un profilo molto giovane, classe 1996, e nelle ultime due stagioni a Cipro ha fatto molto bene nella prima lega del campionato, lo scorso anno addirittura ha viaggiato a 19 punti di media. Arriva da un college americano molto prestigioso, è un giocatore alto, 1,97 m, può giocare sia nel ruolo di play che di guardia che di ala piccola, ma nello starting five giocherà da playmaker e andrà a prendere dunque a tutti gli effetti il posto di Penny Williams che non ha rinnovato. Vi ricordo brevemente anche quelle che sono le altre tre operazioni già ufficializzate dalla società, ovvero la conferma della guardia Davide Meluzzi, l'arrivo del centro bielorusso ma di formazione italiana classe 2001 Zezeroku da Bernareggio e l'arrivo, lo abbiamo ufficializzato nella giornata, l'avevamo già detto nella giornata di ieri, di Vincic, un giocatore molto giovane, classe 98, già visto a Roseto, viaggiava oltre 10 punti di media, sarà una scommessa nel quintetto, ma un giocatore di sicuro affidamento. È tutto Anna, vi ricordo nel pomeriggio tutti gli aggiornamenti sulla nostra pagina social per quanto riguarda il Covid, i dati del coronavirus e dovessero esserci anche delle notizie di cronaca. A te, buon lavoro.